Ciao amiche, benvenute nella mia stanza creativa. Vi presento Cicciotto. Questo è il mio bambolotto, questo è il mio primo bambolotto perché io da bambina avevo paura. Poi all'età di 5 anni è stato il mio primo bambolotto. Eccolo qua. Chissà se qualcuno di voi... Io l'ho sempre chiamato Cicciotto, ma non so se si chiama proprio così. Insomma, d'estate lo cambio, d'inverno gli metto il maglioncino. Ecco qua, ci sono affezionatissima. Va bene, gli faccio lo shampoo. Bando alle ciance, partiamo subito. Oggi facciamo un tutorial di come fare un corpetto per bambini. Quindi il nostro amico Cicciotto, il nostro bambino qua, ci aiuta per farvi vedere come prendere alcune misure, va bene? Quindi abbassiamo un po', eccolo qua. Sì, così si vede proprio bene. Quindi prendiamo il metro e misuriamo le spalle, ok? Quindi con il metro da un braccetto all'altro prendete la misura e segnate. Io qui vi ho scritto le misure di un bambino di 2 anni. Quindi questo esempio, queste sono misure standard. Le scaricate, ve le carico, le scaricate, le trovate giù in descrizione. Scusate, non ve l'ho detto. Vi troverete questo qui e c'è, vedete, anni, sopra ci sono gli anni e poi questo qui, mesi e ci sono i mesi e in base poi ci sono tutte le descrizioni. Questo ve lo trovate giù in PDF. Ok, quindi le spalle non sono altro che da braccio a braccio, lo misurate dietro e così. Poi il torace dovete misurare intorno, qui così, e misurate il torace. Chi ha un bambino certamente, se no vi orientate, chi fa i mercatini, vi orientate con le misure standard. Perché ragazze, i bambini è difficile trovare le misure, perché ci sono i bambini che nascono magari con un peso irrisorio, cioè un peso di 2,1 kg, ci sono bambini che nascono già di 4 kg, tipo mio nipote, e quindi le misure sono, proprio va da bambino a bambino. Su sta cosa purtroppo non c'è nulla da fare. Chi fa i mercatini, io di solito mi orientavo, quando facevo i mercatini facevo vestitini da 2 anni, da 4 anni e da neonato. Da neonato li facevo intorno ai 6 mesi, quindi facevo 6 mesi, un anno già vestono due, per dire, 4 anni. Poi la circonferenza vita è la stessa, quindi al punto vita gli girate sempre intorno. Bacino uguale al sederotto, che poi i bambini hanno il pannolone, però voi alla sporgenza del sederotto con tutto il pannolone gli misurate così il bacino. Dai, ci stiamo divertendo. Poi la lunghezza vita, che va dalla spalla alla vita. Anche qui la vita dei bambini è tutto un dire. Allora, misurate sia il dietro che il davanti, ma in realtà, ragazze, basta che misurate una misura, perché dai bambini un po' più grandi è importante, però quelli piccoli piccoli, diciamo che una misura, un'altezza va bene. Poi c'è la manica, ma la vedremo dopo. Quindi, eccolo qua, abbiamo preso le misure, adesso facciamo subito la realizzazione del nostro corpetto base. Allora, le misure le mettiamo qui.
essendo un modello piccolino, io vado a unire i fogli a 4. Però potete usare la carta proprio dei cartamodelli, potete utilizzare la carta quella del riciclo, dei pacchi, potete utilizzare qualsiasi tipo di carta avete a disposizione. Quella della pubblicità, magari se state alle prime armi, lasciate perdere perché ci sono troppe scritte e vi potete confondere. Allora, blocchiamo i due fogli. Come avete visto, li ho accoppiati. Ecco qua. Adesso lo giriamo e lavoriamo sul davanti. Allora, per fare il cucito sartoriale, già ve l'avevo detto, questa cosa già ve l'avevo spiegata, serve solo una squadra. Queste scolastiche a triangolo, una riga, quell'altra non so dove l'ho messa, però una riga sui 60 centimetri e un curvilineo. Allora, io utilizzo tanto questo qua, però mi sono accorta che, ho messo il link, chi è stato attento già li ha acquistati, questi qua piccolini, io ce n'ho pure uno di questi. Mo sono talmente trasparenti che non si vedono. Ecco così. Vedete, c'è questo. C'è questo. Questo è quello a goccia, che è molto comodo. E anche questo è quello a goccia. Ci sono tante. Qui per esempio, vedete, ha anche i taglietti per mettere i bottoni. Questo secondo me per i bambini è proprio una chicchetta. Poi avete visto, stanno intorno ai 9 euro. E quindi con una spesa irrisoria, insomma, certo non è la plastica che è questa qui, Vedete? Questa è proprio fina. Però a noi non ci interessa, perché a noi basta che ci dà la linea. Perché questa sta a 37 euro, questa qui della Prim. Questa con 9 euro ve ne da 3, mi sembra. Io l'ho prese tutte. C'era un'offerta una volta, l'ho prese tutte. Comunque, partiamo subito. E disegniamo il nostro cartamodello. Allora, con la squadra, e questo va bene sia per i grandi che per i piccoli, la tecnica è sempre questa: con la squadra a triangolo voi vi fate l'angolo sia in orizzontale e sia verticale, così non dovete impazzire a cercare il dritto. Questo vi dà il dritto, tranquille tranquille, vi tracciate questo angolo. Mi sa che se disegno col pennarello è meglio. Sì, decisamente sì. Quindi dovete farvi praticamente un angolo. Allora, da quest'angolo qui noi andiamo a prendere le spalle. Le spalle noi abbiamo 26 centimetri. Allora, facciamo 26, vabbè, lo facciamo così, 26 diviso 2, perché si divide a metà, no? Noi stiamo facendo metà del cartamodello, quindi facciamo 26 diviso 2 che è 13. Allora io mi metto qui al vertice e misuro 13 centimetri. Queste sono le nostre spalle, cioè le spalle del bimbo. Ok? Adesso, per trovare lo scollo, cosa si fa? Si prende la circonferenza
del torace, che abbiamo 54. Allora, circonferenza torace 54 e va divisa per 12. Quindi circonferenza torace diviso 12. Allora, 54 diviso 12 fa 4,5. Misuriamo 4,5. Poi la profondità, cioè la dove lo volete far arrivare, io aggiungo sempre un centimetro, quindi 5,5, però bisogna vedere pure come lo volete fare scollato. Poi prendo questo, vado ad unire i punti, eccoli qua. Poi, allora, abbiamo fatto lo scollo. Questo qui lo potete fare anche a mano. Chi non ha le squadre, no? Può usare anche questa, viene una forma diversa, ok? Per esempio, vi faccio vedere. Ecco, allora, fatta con quella di prima, vedete, viene più diciamo armoniosa, secondo me. Così viene un po' più a punta, va bene? Questo poi lo decidete voi, lo potete fare anche a mano. Ok, adesso cosa facciamo? Dalla spalla ci tracciamo sempre una linea. Io vado a mettere questo lato, vedete, della squadra sulla linea che abbiamo tracciato prima, al punto dei 13 centimetri mi fermo e vado giù per un pezzettino. Adesso io scendo, perché la spalla è scesa. Per i bambini scendo sempre 1,5 centimetri, così, e adesso unisco qui l'inizio dello scollo con questo punto che abbiamo appena trovato e mi vado a disegnare proprio la spalla. Ecco qui, allora noi abbiamo disegnato prima lo scollo. Poi ci siamo disegnati la spalla, scendendo di 1,5 centimetri, e poi abbiamo unito questo punto con questo qui. Adesso vi scrivo un po' di misure. Ripetiamo. Allora, i 4,5 centimetri l'abbiamo trovati facendo la circonferenza torace diviso 12 e esce fuori 4,5 centimetri. Poi dal 13 che avevamo segnato all'inizio ho tracciato una linea, vedete, e sono scesa di 1,5 centimetri. Poi ho unito questo punto con questo qui e mi sono trovata proprio la spalla. Ok, adesso cosa facciamo? Dobbiamo fare l'incavo della manica. Come si fa? Allora, l'incavo della manica si misura la spalla e si aumenta di 4 centimetri. Quindi noi adesso andiamo con il centimetro, la riga è 8,5 centimetri più 4 centimetri. Allora, devo fare 8,5 più 4 centimetri, viene 12,5. Quindi io dal punto questo qui
questo, scendo di 12 centimetri e mezzo. Quindi ripeto, per fare l'incavo della manica faccio la misura della spalla, che è 8 e mezzo, ci aumento di 4 centimetri e esce fuori 12 centimetri e mezzo, partendo da questo punto qui, non da questo, da questo sotto. Quindi da qui a qui sono 12 e mezzo. Poi faccio 12,5 diviso 2, viene 6,25. Quindi io vado a cercare la metà. Allora, 6,25 è qui. Allora, su questo punto io vado verso la parte interna, aumento di un centimetro di vestibilità, quindi un centimetro e metto il punto. Poi sotto aumento invece di un centimetro e mezzo. Allora scriviamo 1,5 e qui 1. Ecco qua. Allora trovate la metà da questo punto, anzi vi metto una lettera. Allora A e B. Allora da A a B trovate la metà, ok? Una volta che avete messo il punto, verso dentro dovete mettere un altro segno a un centimetro, mentre sotto lo mettete a un centimetro e mezzo. Adesso con il curvilinee, o lo fate a mano così, vi faccio vedere, con la matita. Vedete, l'ho disegnato a mano, quindi è semplice. Se no, prendete il curvilinea e unite i punti. Eccolo qua. Va bene, vedete, cambia proprio di qualche millimetro. Ok? Fatto questo, allora io qua adesso mi misuro. Allora, circonferenza, lunghezza vita davanti. Allora, lunghezza vita davanti abbiamo 25 centimetri. Allora io mi vado a segnare 25 centimetri, che è esattamente qui. E mi segno, quindi metto sempre il lato corto sulla linea già segnata e il lato lungo della riga, vado a tracciare una linea retta. Ok, adesso da questo punto scendo. Perché faccio così? Perché il torace, ragazze, è sempre più grande della vita. Perché sennò avrei dovuto fare
Allora, circonferenza vita è 48, diventa 24 diviso 2 è 12, più un centimetro e mezzo diventa 13 e mezzo, invece qui è 14 e mezzo, che in una maglietta, in un corpetto base va benissimo. Quindi non dovete fare calcoli dall'incavo della manica, scendete così subito in verticale senza fare calcoli. Ok, l'unica cosa che dovete fare è qui. Allora, non avendo la lunghezza del bacino dei fianchi dove arrivare, io ho calcolato 5 centimetri, però è secondo, per esempio, noi qui possiamo fare anche un vestitino, cosa che faremo. Ci saranno da fare delle modifiche, ma faremo un vestitino. Quindi questa linea, che è la metà, noi la possiamo allungare fino a che ci serve. Quindi o rimane sulla vita, la potete fare, se volete fare una maglietta la fate un po' più lunga. Insomma, questa lunghezza qui la dovete decidere un po' voi. Adesso aumento di 5 centimetri, perché comunque stiamo parlando di un bambino, una bambina di 2 anni. Quindi 5 centimetri è più che sufficiente. Magari sul fianco lasciamo un centimetro in più, calcolando che già dalla vita, no, avevamo già 2 centimetri. Quindi calcolate un centimetro e qui scendete. Così. Ecco qua. Ragazze, non ci crederete, ma noi già abbiamo fatto il davanti. Allora, questo qui è il davanti. Il dietro, ragazze, io già mi sono avvantaggiata. L'unica cosa, perché essendo bambini, il dietro e il davanti non è che cambia poi di tanto, quindi le misure sono le stesse, quindi quello della spalla. L'unica cosa che cambia è un po' l'incavo del giro manica e un po' qui lo scollo. No, un po' lo scollo. Noi scendiamo di un centimetro e mezzo, quindi prendo qui è sempre 4,5. Qui 1,5. Aspettate che marco col pennarello perché sicuramente si vede meglio. Allora, la spalla, eccola qui. Sono scesa sempre di 1,5. Disegniamo lo scollo. Qua. Perfetto. Adesso l'incavo. Io qui, da qui a qui, devo fare sempre i 6 centimetri e 25. Allora sarebbe 6 centimetri e 2 mm e mezzo, se no 25 magari, chissà che pensate. Allora, eccolo qua. Che si fa? Allora, qui. Ecco qua. Allora, verso dentro. Ecco così. Verso dentro calcolate mezzo centimetro e mettete il punto. Sotto sempre un centimetro e mezzo di vestibilità, eh? Quindi qui è sempre uno e mezzo. Adesso prendiamo sempre
i curvilini e andiamo ad unire i punti. Ecco che così ci vedo meglio. Dobbiamo andare a cercare, ecco, una curva che mi prende tutti e tre i punti. Eccola qui. E qui, come abbiamo fatto dietro, questo punto me lo vado a portare fino sotto. Aspettate che... Ecco qua, così mi appoggio qui sotto che già l'ho segnata e scendo dritta, così. Adesso ci tagliamo. Ecco qui, abbiamo fatto sia il dietro che il davanti. Eccoli qua ragazzi, allora abbiamo fatto tutte e due le parti, sia il dietro che il davanti. La manica la facciamo in un altro tutorial a breve, perché almeno vedete un pezzo alla volta, che è più semplice, se no diventa noioso. Vi ricordo che vi metterò la tabella, non credo che serva perché andate a leggere qui, però ve la posso anche mettere così non trovate difficoltà, ok? Mi raccomando, poi io adesso monto, mano a mano che spiego, vi metto più 12, più 4, insomma, dove va. E credo che sia semplice, quindi fate... Intanto fate il disegno, perché poi faremo delle modifiche e ci facciamo, ragazze, un bel vestitino, va bene? Allora, io adesso vi saluto, anzi, riprendiamo, che fa 50 anni quest'anno, fa 50 anni. Ho tenuto bene però, eh? Allora, ragazze, io e Cicciotto vi salutiamo. Vi do un bacio, vi strizzo tutte, non vi dimenticate mai che bei capelli che ho, che vi lovo. E che dirvi? Lasciate un commento, un saluto e condividete. Fatemi questa cortesia, che le iscrizioni sono proprio, non ci sono quasi più le iscrizioni. Va bene? Ciao amiche, alla prossima. Come casca.